Ciao ragazzi e ben ritrovati a Bloodborne nuovamente con una nuova arma e oggi parliamo della lanciafucile. È un'arma veramente sottovalutata perché ho visto veramente pochi giocatori utilizzarla e ancor meno utilizzarla in maniera appropriata. Dunque quest'arma qua, se andiamo a vedere, scala principalmente con abilità e tinta del sangue. Infatti l'attacco da sangue è l'attacco proiettile, perché quest'arma, come il Reiter Pallash, può sparare. Questo qua è un vero e proprio fucile a pompa, molto molto potente. Dunque, quest'arma qua la troviamo a Old Yharnam, nello stesso luogo dove troviamo l'abito del cacciatore annerito che ho su in questo momento. E adesso andiamo un po' a vedere il moveset di quest'arma. Dunque, attacco leggero, vedete che è il classico attacco da fondo con la lancia. Abbiamo anche la versione pesante di questo attacco. Troviamo pure quella caricata, fa molti danni. Troviamo sti vermi del cazzo che proprio non ho voglia di combattere in questo momento. Abbiamo l'attacco in corsa, anch'esso da fondo, leggero. Poi abbiamo l'attacco pesante in corsa, anche questo qua. Funziona anche come attacco da indietreggio, molto potente. Aia. Ah, così. Se c'ho sti vermi del cazzo perché c'ho l'intuizione a manetta. Se non avessi, se avessi meno di 30 punti in intuizione, questi vermi non salterebbero neanche fuori. E la particolarità di quest'arma è che attacco trasformazione è in grado di sparare, vedete? E questa qua è una combinazione veramente fantastica in molte situazioni, ad esempio in PvP, e dopo lo vedremo. Perché è in grado di sparare veramente in fretta. Vedete, quasi immediato l'attacco. Davvero, davvero ottimo. Adesso magari vediamo un po'. Utilizziamo questi giganti qua come manichini per vedere un po' gli altri attacchi. Abbiamo detto attacchi da schivata, vedete. Questi qua. Attacchi pesanti, normali e caricati. E poi quando trasformiamo l'arma, le cose cambiano. Perché abbiamo questa combo di attacchi leggeri qua, decisamente differenti, non sono più attacchi da fondo, ma fanno comunque un male osceno, Poi, vabbè, adesso devo andare a far fuori quello lì per forza di cose. Attacco in corsa, anche lì è sempre un attacco da fondo. Attacco in schivata, idem. E poi abbiamo il famoso attacco caricato. Questo qua fa un danno osceno e oltretutto ha un raggio d'azione veramente lungo. Proviamolo ancora contro quest'altro gigante qua. Danno pesantissimo, distanza percorsa enorme. E poi abbiamo l'attacco trasformazione d'arma trasformata ad arma questo qua. Questa è un'arma davvero interessante. L'unico suo svantaggio è che ovviamente, siccome fa danni da fondo, essendo una lancia, è molto facile che mancate l'avversario, soprattutto in PvP. Questo purtroppo è un inconveniente non da poco che c'ha quest'arma. Guardiamola ad esempio un po' contro questi ragni odiosi. Vediamo magari l'attacco caricato. E guarda che roba. Poi vabbè, abbiamo i classici attacchi di insalto, Andiamo quello leggero, sì, buonanotte, quello leggero, e dai, quello pesante, così.
insomma, un moveset molto variegato, pur essendo una lancia, un moveset molto variegato, perché a seconda che lo si faccia a una mano, a due mani, dopo una schivata o con una carica o quant'altro, l'attacco da fondo ha animazioni molto diverse. Ecco, vedete qua in questo caso sfruttiamo ancora l'attacco trasformazione, visto che qua il PBE molte volte tirare un colpo al nemico è sufficiente a farlo incazzare per poi avere il giusto tempismo per fargli un parry, e con quest'arma va benissimo. Qua basta ad esempio non so tagliare un paio di colpi così, e guarda, e riusciamo a fargli un bel parry. Facciamo arrabbiare un po' di nemici in contemporanea. Possiamo beccarne parecchi con l'attacco caricato, se Dio vuole. Tutti insieme, venite qua, tutti insieme, belli allineati, mi raccomando. Ah no, anche tu, vieni qui, eh. Anche tu. L'attacco in schivata, copre una distanza maggiore, fa qualche passo e poi qua gli ho fatto quel parry, fa qualche passo e poi attacca, veramente un range lunghissimo. Quest'arma è un'arma da range, ovviamente da distanza, come tutte le lance in generale. Attacco pesante da indietreggio, attacco pesante in corsa. Molto bello anche l'attacco trasformazione da trasformata a non trasformata. Molto molto bello, insomma, veramente un'arma fantastica, eh. Io veramente pochissima gente ho visto utilizzarla bene. Il 90% delle persone che ho visto utilizzare andavano in giro con l'arma spianata così, aspettando che gli arrivassi vicino, e poi quando gli arrivi vicino sparano e basta, eh? Ovviamente con una tinta del sangue elevata quest'arma, il proiettile di quest'arma fa un danno a dir poco osceno, quindi dateci un occhio se state tirando su una build tinta del sangue e abilità. Questa è un'arma che deve far parte della vostra collezione, senza ombra di dubbio. Dunque, allora, dove la troviamo quest'arma? Dai, già che ci siamo ve lo faccio anche vedere nel video. Allora, se noi partiamo qua dalla lanterna di Oldiarna, dobbiamo far fuori qualche belva, ma non è necessario, possiamo anche evitarle. Qua vediamo ancora una volta l'attacco di trasformazione, la sua utilità nel mezzo di una combo. Allora lì, oltre alla nebbia. Così. E una volta arrivati qua nella piazzetta, vedete che ci sarebbe normalmente Giura che ci spara per la prima volta e termina il suo dialogo e ci spara. Noi scendiamo giù di qua. Con l'alternativa possiamo scendere anche dalle scale che ci sono più avanti. Qua abbiamo la scaletta che ci porta alla piazza. In questo caso io Giura non l'ho fatto fuori, di conseguenza è ancora lì che mi spara. Qua ci sono un po' di corvi del cazzo che potrebbero rompere le balle. Noi veniamo giù di qua, così. E arriviamo in questa zona qua, Qui ci sono un bel po' di belve, un bel po' di mostri. Ovviamente dobbiamo farli fuori tutti. In questo caso magari utilizziamo la lancia estesa. Cazzo, qua mi ha fermato l'attacco, il bastardo. Qua magari possiamo spammare un po' di attacco pesante caricato.
là così. Ce ne sono un bel po', eh. Ah, maledetto. Va là, un'altra volta. Ferri, veramente attacco. Attacco combinato. E poi un bel attacco caricato, eh. Guarda lì. Veramente un'arma fantastica. Dopodiché, una volta fatti fuori tutte queste belve del cavolo, su. E qua troviamo la lancia fucile, fucile lancia, scusate. Io la chiamo lancia fucile, non so per quale motivo. Io preferisco chiamarla così. E dopodiché, se saliamo su, qua su questa sedia, c'è il set del cacciatore annerito. Set annerito del cacciatore. Che è composto solo da torso, gambe e braccia. Il cappello, chissà perché, non c'è. Dunque, ragazzi, vedete che questa qua è un'arma dall'alto potenziale. Ci vuole un po' di pratica per utilizzarla, visto che il suo range è principalmente frontale, per gli attacchi frontali. Però avete visto che possiamo sfruttare altri attacchi per coprire, diciamo, un raggio più ampio. E come ho detto, per l'appunto ci vuole un po' di pratica, soprattutto in PvP. Per quel che riguarda il PvP, vi invito a dare un'occhiata agli ultimi due video che ho caricato della build della tinta del sangue, si chiamano La Via del Sangue. Ho caricato due video e vi invito a dare un'occhiata a quei video lì, perché occasionalmente la utilizzo quest'arma, e in un paio di casi riesco pure a fare il famoso parry con l'attacco combinato qua da trasformazione, Quindi lo dico ancora una volta, se state tirando su una build di tinta del sangue e abilità, dateci un occhio, quest'arma qua veramente ne vale la pena. Veramente ne vale la pena. Molto bene, ragazzi, grazie per la visione. Vi ringrazio nuovamente per la vostra pazienza. Spero che il video vi sia d'aiuto, sia di vostro gradimento. E vi do appuntamento al prossimo video, che tratterà ancora di un'altra arma di Bloodborne. Ciao ciao.